La notizia che in qualche modo ha veramente deluso i tifosi e insomma ha lasciato a bocca aperta è quella dei Maio che si fanno indietro con il Lanciano. A questo punto si chiede l'intervento del primo cittadino, di Mario Pupillo. In questa situazione quale può essere il destino della squadra? Sicuramente fino al 15 di luglio c'è sempre una piccola speranza che qualcuno possa acquisire o continuare l'esperienza Virtus, considerando che il prolungamento di una settimana determina solo la penalizzazione di un punto nel campionato di Lega Pro. Non è insomma molto facile immaginare una soluzione, ma ci speriamo. E poi come sindaco sto valutando l'imprenditorialità locale e regionale, che se possono effettivamente costituire un nucleo capace di poi portare a termine il progetto di una nuova Virtus o di una nuova società. Se l'aspettava un epilogo come questo? Guardi, non me l'aspettavo sicuramente, però capisco che noi abbiamo vissuto una favola calcistica bellissima e come tutte le favole, anche le favole finiscono. Certo, magari non mi sarei aspettato in questo modo, magari in un modo più soft, meno brusco, che avesse permesso a tutti noi di lavorare con maggiore tranquillità. Però noi dobbiamo essere anche grati a chi per 8 anni ci ha fatto vedere lanciare il grande calcio, e 4 anni per una città di 36.000 abitanti, la Serie B, non è cosa da poco, rimarrà nella storia.